Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Art Bijou Lab. Questo pomeriggio pensavo che mi era avanzato un po' di cordino Thai, quello che abbiamo noi. Ho realizzato una borsa con questo stesso cordino, me ne è rimasto un po' e mi piaceva giocare con il Kumiimo. In totale sono 16 fili. E ho fatto un bel nodo sotto. Come pesetto avevo una pinza e l'ho agganciata al cappietto che è venuto fuori dal nodo che avevo fatto, perché non ho tagliato i fili in due, ma ho fatto 4 metri di filo, l'ho piegato in due, quindi rende 2 metri, e ho agganciato usando il cappietto come peso. Adesso comincio il procedimento. Ho predisposto i punti cardinali i primi 4, quindi 1, 2, 3, 4, sul 16, sull'8, sul 32 e sul 24. Poi sul 20, sul 28, sul 4 e sul 12 gli altri. Per cominciare, il giro è sempre antiorario, quindi andiamo girando in questa maniera qua. Si porta il filo da sotto, quindi al fianco del 16, sulla sinistra del 16 e lo portiamo sulla sinistra del 31. Prendiamo il filo a destra del 32 e lo scendiamo sulla destra del 15. Giriamo in senso antiorario e sempre portiamo alla sinistra del 20 il filo alla sinistra del 3, poi dalla destra del 4 portiamo alla destra del 19. Giriamo un po'. Dalla sinistra del 24 alla sinistra del 7, dalla destra dell'8 alla destra del 23. Giriamo, sempre si parte da sotto verso sopra e poi da sopra verso sotto. Medesimo procedimento, dalla sinistra del 31 andiamo alla sinistra del 14, dalla destra del 15 alla destra del 30. Giriamo sempre in antiorario e portiamo da sotto verso sopra, rimaniamo sempre sul lato sinistro del gruppo, quindi il gruppo che è su questa linea. Dal 19 alla destra del 19 alla destra del numero 2. Giriamo ancora. Dalla sinistra del 7 andiamo alla sinistra del 22. Dalla destra del 23 alla destra del 6. Dalla sinistra dell'11 alla sinistra del 26. Dalla destra del 27 alla destra del 10. Giriamo
Procediamo così fino alla fine del nostro cordino. Riprenderò il video quando avrò finito il cordoncino per farvi vedere come ho chiuso il lavoro e come metto le campanelline nel terminale del cordino, così da agganciarmi poi alla borsa. Ecco finito il nostro manico da borsa. Ho lavorato tutto il metraggio quasi del filato. Mi è finito un capo perché non avevo tagliato ben precisi tutti gli estremi, quindi ho fatto più abbondanti gli altri e mi sono avanzati, però poco importa. È venuta una corda unica che misura 80 centimetri. Quindi possono venire due maniglie da 40 centimetri oppure un'unica da 80. L'intenzione è quella di fare due maniglie da mano. Quindi taglierò a metà e farò due maniglie di un unico cordone. Quindi togliamo dal dischetto tutti i fili. Con un pezzetto di scotch blocchiamo l'estremo, apriamo anche questo che avevo fatto a nodo. Anche qui metterò dello scotch per tenerlo più fisso possibile e poi andrò a incollare dentro a queste coppettine. La colla che uso, ho scelto di usare l'Ausolit perché è quello con cui io mi trovo strabene. So che è una colla affidabile che comunque mantiene. Ecco, non ho ancora provato queste maniglie, quindi non saprei fino a che peso può portare, però una borsa media, che non abbia troppe cose dentro, quindi che abbia un peso medio, penso che, riesca a reggere alla perfezione. Ok, ho tagliato tutti gli estremi. Se non volete usare lo scotch, ma la fiamma di un accendino può anche andar bene. Dividiamo a metà, mettiamo lo scotch anche qui. E taglio sopra lo scotch. Ecco fatto, abbiamo i nostri due pezzetti. Mettiamo abbondante colla dentro le campanelle. Esistono vari tipi di questi terminali per fare le borse. Ne abbiamo per le borse, le maniglie fatte con la fettuccia, che sono un po' più grossi, quindi hanno anche le vitine per poter essere più resistenti e da tenuta più forte. Allora, ogni maniglia, perfetto, 40 centimetri, ho tagliato bene. Mettiamo le nostre coppettine.
E lo lasciamo asciugare. Poi quando sarà asciutto, con una piccola forbicina andiamo a tagliare lo scotch che spunta dalla coppettina. Ed ecco, il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e che vi sia utile. Grazie per aver guardato e al prossimo tutorial. Ciao ciao!